Buonasera a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio essereilcambiamento.it. Al microfono con voi Claudia. Questa sera continuiamo con le puntate di ripasso del lavoro pratico in sé, quindi adesso sto finendo ancora di postare l'ultimo post e poi riprendiamo. Prima di parlare appunto del tema di questa sera che riguarda la presenza con le quattro attenzioni, volevo un attimo fare un piccolo aggiornamento sul prossimo evento che stiamo organizzando, che è la Marcia Mondiale degli Abbracci. Quindi è un evento che stiamo organizzando insieme al movimento Abbracci Gratis Italia Free Hugs, che ha raccolto adesioni in 80 città in tutto il mondo, e quindi adesso stiamo procedendo insomma con le ultime cose, mettendo i post che riguardano appunto le marce. Quindi se voi andate sul sito sotto praticamente o direttamente sulla schermata principale in bianco marce o free hugs oppure free hugs merch map 2018, oppure direttamente cercando la versione in italiano, comunque vi riportano sempre, ogni pagina vi riporta sempre le varie lingue, potete cercare IT sotto eventi, IT la Marcia Mondiale degli Abbracci 2018 1.0, e poi da lì potete risalire anche alla mappa e verificare se c'è una città attiva vicino a voi. Se volete proporvi ancora per fare una piccola marcia nella vostra città, potete ancora farlo. Ci sono diverse città in Italia, attualmente 42, quindi sicuramente troverete insomma un evento vicino a voi. Ne sono abbastanza sicura. Quindi questo è giusto l'aggiornamento che volevo fare in merito, diciamo, a questo evento. E invece, per quanto riguarda i programmi che abbiamo adesso fino a metà ottobre, che riguardano il lavoro pratico, stiamo riprendendo con le puntate di ripasso. Adesso riprendiamo un secondo appunto questo meraviglioso tema che è la presenza. Facciamo un piccolo refresh rispetto alla puntata di ieri, nel senso che ieri sera abbiamo iniziato a parlare dei tre esercizi fondamentali. Se vi ricordate appunto lo schema che trovate sempre a questo link che adesso vi posto, ecco qua, nella chat potete interagire appunto scrivendo nella chat se ci sono anche domande, se c'è qualsiasi cosa. Quindi, dicevamo, abbiamo questo schema molto semplice di lavoro pratico che consiste in tutta una serie di blocchi. Quindi blocco 1, esercizi fondamentali, abbiamo visto ieri, corpo, cuore, mente con il vuoto, e poi abbiamo gli esercizi di presenza che vedremo questa sera, che sono le quattro attenzioni. Successivamente si passa agli esercizi, diciamo, più settoriali che riguardano dei temi ancora più specifici, che diciamo anche questi si potrebbero fare lo stesso in qualsiasi momento, ma se uno, diciamo, fa una preparazione prima, quindi in un certo senso ogni blocco è propedeutico e alla base del lavoro successivo, lavorando, diciamo, con ordine, poi è possibile anche andare un po' più veloci successivamente. Quindi il consiglio che vi possiamo dare è quello di procedere quindi dei tre esercizi fondamentali, poi le quattro attenzioni e poi successivamente focalizzazione del pensiero, inversione della polarità energetica, potere della parola con le affermazioni focalizzate, eccetera. E poi ogni volta, insomma, di anno in anno, introduciamo sempre qualcosa di nuovo. Quindi questo è un attimo la procedura che andiamo a seguire. Dunque, abbiamo ricordato ancora appunto ieri che è qualcosa che io devo sentire dentro di me, cioè che voglio fare un percorso di inconsapevolezza, che questo vuol dire anche fare un percorso in verità, che è qualcosa che sento profondamente dentro di me,
ovvero quando mi accorgo che la vita, insomma, che sto vivendo magari non mi basta più perché c'è qualcos'altro che vado quindi a cercare. E questo qualcos'altro che vado a cercare parte sempre dalla conoscenza di noi stessi, quindi parte sempre tutto da lì, da ciò che noi interiormente riusciamo quindi anche a portare fuori all'esterno, attingendo da questa conoscenza interiore. Quindi il lavoro interiore è quel lavoro, come dicevamo, che ciascuno compie in se stesso, ovvero quindi il lavoro interiore per la liberazione del proprio essere, quindi trasformando degli stati interiori, mentali, emotivi in consapevolezza del qui e ora. Quindi liberazione del proprio essere, abbiamo detto anche ieri, significa semplicemente che piano piano vado quindi a spogliarmi di tutta una serie di strati, di sovrastrutture che come se fossero, molti li chiamano anche dei programmi, cioè c'è il programma 1, programma 2, 3, 4, che magari corrisponde anche all'educazione che abbiamo avuto, ciò che abbiamo imparato fino ad adesso, eccetera. Quindi è un lavoro che ciascuno compie in se stesso per osservare più profondamente, anche sentire più profondamente centrato nel proprio cuore la realtà che lo circonda, e anche instaurare un rapporto anche diverso con le persone intorno a sé. Quindi questo è un attimo il senso. Per fare questo tipo di lavoro abbiamo proposto questi esercizi che sono molto semplici, sono meditazioni, sono brevi meditazioni che sono accompagnate anche da musiche, e poi successivamente uno nella sua pratica quotidiana, alla fine la meditazione ti serve, diciamo, in quel momento per centrarti, magari per fare un po' di ascolto, però successivamente riuscirai anche a applicarlo direttamente nella vita quotidiana. Quindi un attimo, questo è il senso. Quindi sono esercizi molto semplici che vanno poi a potenziare la capacità quindi di percepire a livello fisico, a livello di emozioni, a livello di pensieri, perché sono queste, cioè sono questi i nostri corpi, diciamo, dal corpo fisico, corpo emozionale, mentale e così via. Quindi partiamo comunque sempre dalle nostre tre componenti e poi successivamente si possono fare dei lavori specifici una volta che mi sono portata a un livello tale per cui riesco a osservare un po' meglio come stanno le cose da più prospettive. Ed è proprio il tema appunto di questa sera. Quindi adesso facciamo appunto un piccolo break, così facciamo sempre un pochettino di pausa e poi iniziamo con la presenza. Quindi vi dico già che stasera parleremo quindi della presenza del qui e ora, che comunque appunto introduce le quattro attenzioni, e poi vediamo stasera le prime due attenzioni. Quindi ne vedremo due oggi e due la prossima settimana. Sempre appunto facciamo le puntate martedì e mercoledì. Quindi adesso facciamo un piccolo break e poi torniamo, così parliamo della presenza del qui e ora, un tema molto caldo e molto importante per chi vuole intraprendere un percorso di consapevolezza. Quindi adesso partiamo, una piccola pausa e ci riascoltiamo tra pochissimo. Siamo dunque pronti per partire. 3, 2, 1, via.
Bentornati, ben rientrati in questa puntata. Per chi si fosse connesso adesso, stiamo prendendo il tema sulla presenza e sulle quattro attenzioni. Adesso vi metto anche il link e stiamo procedendo con le puntate di ripasso. Quindi partiamo dalla presenza del qui e ora. Che cos'è la presenza? Quindi la presenza di sé, perché poi una presenza, diciamo, a se stessi, rispetto a se stessi e a ciò che succede intorno, dentro e fuori, è la consapevolezza del qui e ora. Quindi nel momento in cui sono presente, significa che ho stabilito, ho cresciuto questo profondo contatto con me stessa e inizio a vivere con pienezza nel momento presente. Cosa significa vivere con pienezza? Significa iniziare ad osservare, percepire consapevolmente, sempre più consapevolmente, ciò che accade in noi stessi e nell'ambiente circostante. Quindi questo è un passaggio molto importante perché attraverso la consapevolezza di questo preciso momento posso fare anche le trasformazioni, quindi interiori. Nel momento in cui sono in un momento diverso rispetto a questo momento, cioè quindi la mia percezione è spostata perché la mia attenzione va da qualche altra parte qui, perché evidentemente a livello mentale, come si diceva anche ieri, switcho, passo da un pensiero ad un altro e quindi anche questo va considerato effettivamente. Bisogna quindi tornare in questo preciso momento. In questo momento c'è anche il potere di creazione. Quindi nel momento in cui riconosco che sono qui e adesso e scelgo di essere qui e adesso e scelgo di allinearmi a determinate vibrazioni qui e adesso, in questo stesso momento esprimo anche questo stesso potere. Invece, se sono proiettata in una situazione diversa, cioè in un momento diverso rispetto al momento presente, che può essere passato, può essere futuro, allora non sto vivendo in questo momento. Quindi questo punto, questo passaggio è molto importante. Come faccio a capire se sto vivendo nel momento presente? Osservando anche, per esempio, i miei pensieri, percependo e osservando quindi se sono dei pensieri che riguardano, per esempio, il passato, che riguardano il futuro, quindi comunque è sempre un tempo diverso da questo qui e ora. Questo non significa che non dobbiamo, come dire, anche osservare delle cose passate, eccetera, però sempre, comunque, una parte della mia attenzione è sempre in questo momento, è sempre in questo qui e ora. Allora, buonasera Alessandro, grazie a te, grazie per essere qui, ben arrivato. Abbiamo reintrodotto il tema di presenza e stasera vedremo le quattro attenzioni, almeno stasera due su quattro e poi la settimana prossima le altre due. Quindi, dicevamo che come fare? Quindi mi accorgo già un pochettino osservando se sto switchando da un tempo ad un altro e mi devo, come dire, sforzare, devo cercare il più possibile di essere presente in questo momento. Adesso vedremo come, perché appunto gli esercizi, che sono strumenti per entrare in più profondo contatto di me stessa, sono un mezzo attraverso cui posso raggiungere questo, però piano piano sarò sempre io che tenderò a questo, cioè come se uno si allena, fa prima un esercizio, poi un altro, impari a fare delle cose e poi piano piano, insomma, implementi, sviluppi sempre meglio, insomma, le tue capacità, i tuoi talenti. Ed è questo quello che facciamo in senso metaforico, ma anche effettivo, attraverso la pratica. Quindi per diventare più presenti è importante, necessario desiderare intimamente questo, appunto, essere presenti nel qui e ora, dirigendo la propria energia all'interno. Questo è importante perché se non c'è un desiderio, se non c'è una volontà di fondo, è chiaro che arriviamo
la prima distrazione tornerò alla vita, diciamo, normale. Quindi questo punto è abbastanza importante. Poi serve la pratica, come dicevamo, una pratica di esercizi, fare esercizi, meditazioni, cercare di stare in ascolto di se stessi. E questo come un allenamento costante, alla stessa maniera di altre attività che possiamo fare durante le nostre giornate. Quindi, e questo favorisce anche la trasformazione, la pratica. Perché più pratico e più divento cosciente di quello che mi succede. E poi allenarsi, quindi nella pratica della vita. Cioè, una volta che a livello, diciamo così, teorico e anche in parte pratico perché faccio gli esercizi, eccetera. Appunto, nel momento in cui inizio quindi a osservare ciò che mi succede, le situazioni in modo più consapevole, questo diventa il mio campo di sperimentazione. Rispetto a degli strumenti che ho acquisito, quindi di fatto c'è una maturazione graduale in tal senso, e attraverso l'esperienza riesco anche a potenziare il mio livello di attenzione perché appunto divento più cosciente di quello che succede. Quindi di fondo c'è sempre un punto di partenza da cui ciascuno di noi parte. E siamo coscienti, diciamo, per una percentuale abbastanza bassa rispetto a quello che potremmo esserlo. E piano piano con la pratica c'è più presenza, nel senso che questa percentuale, chiamiamola così, aumenta. Ma me ne accorgo piano piano, vivendo le situazioni, perché percepisco magari meglio le cose, perché vedo che ci sono dei risultati nella mia vita, degli effetti anche nelle vite degli altri, quindi, come si diceva, diventa un campo di sperimentazione. Di fatto è sempre un campo di sperimentazione anche per chi non pratica il lavoro interiore, con la, come dire, differenza sostanziale che solitamente, quando inizio a fare un lavoro, diciamo, interiore costante, mi accorgo più facilmente delle cose, quindi divento più cosciente rispetto a questo e quindi questo mi aiuta poi a sciogliere determinate situazioni, vedere meglio le cose, capire anche qual è l'insegnamento per me in quel preciso momento, che cosa devo lasciare andare, che cosa invece devo raccogliere. Insomma, è come se fosse una scuola, chiamiamo, diciamo così, come se fosse la scuola della vita. E ciascuno di noi può scegliere questa scuola come seguirla. È sempre tutto un continuo processo di crescita, di maturazione. Ecco Vale, ben arrivata, mia cara. Buonasera. Allora, presenza. Stiamo ripartendo da questo tema. Per introdurre poi due delle quattro attenzioni e le altre due le vedremo la prossima settimana. Quindi, come dicevamo, il nostro campo di sperimentazione diventa quindi la nostra vita, cioè lo era anche prima, di fatto diventiamo sempre più coscienti di questo processo in atto che è in noi, cioè praticamente è come se noi dessimo degli input verso l'esterno e poi questo ti ritorna. Quindi c'è sempre un continuo scambio con l'esterno che riflette anche quello che si muove a livello quindi più profondo, interiore. Ci sono delle lezioni da prendere, quindi qualche cosa che per noi comunque è rilevante a livello di crescita, per, come dire, riuscire poi a lasciarlo andare, quindi di volta in volta staremo proprio in osservazione a capire che cosa sta accadendo e qual è anche l'insegnamento che sta dietro l'esperienza che stiamo vivendo. Quando facciamo questo tipo di lavoro, iniziamo a diventare sempre più coscienti che la realtà rispetto a come la percepivamo prima
cioè inizia a cambiare, ma la realtà, diciamo, è sempre quella. Quindi quello che cambia, diciamo, è la nostra percezione rispetto alla realtà esterna e anche a quello che si muove interiormente. Quindi si parte sempre da un punto di partenza e poi c'è un miglioramento in tal senso. Nel momento in cui sto lavorando bene, inizierò a vedere nella mia vita anche dei cambiamenti positivi. È una situazione, diciamo, stabile, in equilibrio con una gioia di fondo che comunque la gioia, la felicità, il sorriso interiore è sempre dentro di noi, però alla fine, diciamo che sulla base di ciò che vivo anche all'esterno, riesco anche a capire che cosa sto muovendo dentro a livello proprio profondo. Quindi questo è un indicatore importante. Poi ci sono delle altre situazioni che si presentano perché comunque vanno sciolte. Ci sono delle questioni magari familiari, ci sono altre situazioni. Bisogna di volta in volta capire qual è il livello di il grado, diciamo, di partecipazione a quel tipo di realtà, che cosa si potrebbe fare per portare più armonia in una certa situazione. Quindi questo possiamo vederlo di volta in volta, è qualcosa che comunque piano piano, cioè è un processo, quindi piano piano mi accorgo che la cosa fondamentale è sempre quello che dicevamo ieri, cioè stare comunque nel nostro cuore e poi da lì, piano piano, mettere in campo delle azioni, comunque anche diciamo, dei movimenti, chiamiamoli così, parole, emozioni, eccetera, che vadano in questa direzione. Ci sono anche dei casi in cui magari non è detto che per forza devi vivere un'esperienza se non vuoi vivere un'esperienza, diciamo, di un certo tipo, perché magari non ti trovi bene o altro, allora puoi semplicemente allontanarti e seguire un altro tipo di strada. Quindi bisogna sempre capire di volta in volta qual è il senso, insomma, di quello che di quello che sta accadendo, osservandosi interiormente, cercando di osservare, di mettere in luce se e in quale modo alimentiamo determinate dinamiche, determinate situazioni, se queste dinamiche ci appartengono, se invece un'altra situazione, diciamo, contingente, eccetera. Cioè bisogna un attimo capire, insomma, un po' tutto questo. Ok, quindi mi accorgerò se sto lavorando bene sulla base dei cambiamenti nella mia vita, se sono cambiamenti positivi, sulla base di quello che vedo anche intorno a me. E invece, se c'è qualche cosa su cui devo lavorare, sicuramente arriva e ti rendi conto piano piano, perché magari è qualcosa anche che si ripete. Ok, quindi questa è la parte, diciamo, sulla presenza. La pratica, cioè la parte adesso di pratica. Quindi, che cosa facciamo quando pratichiamo la presenza, quindi quando osserviamo? Cerchiamo quindi di potenziare il nostro livello di attenzione, quindi la capacità di osservare ciò che succede dentro e fuori di noi. Quindi si parte sempre da qui, cioè sono sempre questi due passaggi, queste due fasi, osservazione e trasformazione. Quindi osservo e poi, se necessario, trasformo. L'osservazione perché? Perché nel momento in cui imparo ad osservare, inizio anche a individuare, a captare, percepire quelle che possono essere le mie identificazioni, le mie proiezioni, le mie reazioni di varia natura, emotive, mentali, eccetera. E invece la trasformazione è la seconda fase nel momento in cui
riconosco, quindi osservando, riconosco quelle determinate reazioni, quelle determinate appunto quei disequilibri magari che ci sono, e trasformo quindi dall'interno. Questo è un attimo quello che andrebbe fatto. Quindi essere presenti significa che di fatto sono stabile rispetto al mio campo energetico. È una sfida molto, molto importante, molto grande questa, cioè voglio dire che di fatto l'obiettivo, come dire, finale sarebbe quello di essere totalmente presenti nel momento e quindi non stare in preda rispetto magari a emozioni, pensieri che arrivano o a situazioni. Quindi, perché nel frattempo, dopo che ho osservato, sono riuscito anche a trasformare interiormente, oppure semplicemente quella situazione, quella cosa non ti tocca più e quindi rimani presente e basta. Questo è un attimo il processo, quindi osservazione e trasformazione. Attraverso la trasformazione c'è quindi una necessità di percepire più profondamente l'energia e quindi una percezione energetica di quello che è il nostro campo e anche insomma rispetto ai campi esterni. Questi sono, diciamo, i due step. Adesso facciamo un altro piccolo break, poi vediamo, partiamo dalla prima, attenzione, e poi vediamo anche la seconda. Siamo dunque pronti, vi metto un'altra musica per fare un piccolo break e poi torniamo. Se ci sono domande o altro, basta scrivere. Comunque parliamo sempre, lo vediamo sempre, per cui bisogna anche, diciamo, procedere. Magari possiamo fare dopo la pausa un piccolo assunto di tutte e quattro e poi vediamo una per una le prime due. Siamo dunque pronti per ascoltare un nuovo brano e poi torniamo. 3, 2, 1, via.
Bentornati, ben rientrati. Abbiamo fatto un altro piccolo break e adesso continuiamo con il tema di questa sera, che è la presenza di sé con le quattro attenzioni. Benvenuti per chi si è unito, insomma, in seguito all'inizio della puntata. Allora, questa pratica del qui e ora, la presenza del qui e ora, quindi diventare consapevoli di noi stessi. Quindi la consapevolezza di questo preciso momento, nel momento in cui mi alleno per osservare meglio, insomma, le mie situazioni e anche vivere con più pienezza, la mia vita, inizio a percepire il corpo, quindi quello che succede, diciamo, a livello di corpo fisico, inizio a percepire più facilmente, anche a osservare i miei pensieri, le parole che dico, le emozioni che escono fuori, e quindi questo mi aiuta anche piano piano a trasformare, perché nel momento in cui mi accorgo che c'è una reazione in una direzione, evidentemente questa reazione è suscitata da qualcosa, e quindi vado ad osservare da che cosa dipende, insomma, questo, da che cosa è originato. La consapevolezza dei nostri comportamenti, dei nostri gesti, quindi ed azioni, quindi quello che metto in campo sul piano fisico, porta numerosi benefici nella propria vita, perché piano piano inizio a vivere con una maggiore calma e serenità, perché nel momento in cui mi accorgo di avere determinate reazioni, determinate emozioni escono fuori, comunque magari incontrollate, quindi questo va a intervenire, ad influenzare il rapporto che ho con le persone, piuttosto che anche nella mia sfera più privata, diciamo così. Ovviamente piano piano ci lavoro, perché così riesco a raggiungere uno stato di serenità e di calma interiore che deriva dal mio stato in primis, e poi questo si riflette ovviamente anche intorno a me, nelle persone che vivono più vicino a me. Se vivo anche con gli animali, allora anche sugli animali, anche le piante, per dire che sono nelle nostre case, cioè va a intervenire su tutto quanto. Quindi oltre a questo, anche le persone che abitano, per dire, anche nello stesso palazzo, per esempio, oppure nella stessa città, cioè comunque c'è un'influenza reciproca. Quindi più stabilizzo il mio campo energetico e vivo in uno stato comunque di calma, di serenità, di pace, di gioia, di armonia, comunque allineato alle alte vibrazioni, e più questo si propaga in modo positivo intorno a me. Questo è molto importante, legato anche a un senso di responsabilità verso comunque tutto ciò che possiamo vedere sul pianeta, e rispetto anche alla madre terra e a tutti gli esseri viventi, cioè vivere con una vibrazione alta. Abbiamo detto anche ieri che ci possono essere situazioni, episodi, eventi in cui ancora magari scendo come energia. È normale, le emozioni sono naturali, e anche, come dire, giusto che sia così, perché evidentemente c'è qualcosa che si muove e quindi l'emozione ti dà l'indicazione, è come se fosse un indicatore di qualcos'altro, e quindi può succedere, va bene, però appunto mi accorgerò se sto lavorando bene nel momento in cui questi momenti diventano appunto delle situazioni sempre più limitate, sia come tempo, perché magari riesco a trasformare più in fretta, e sia anche come frequenza. Quindi questo è un attimo quello che va detto adesso, cioè come faccio a capire se sto lavorando bene, se sono presente? Lo vedo sulla base del mio stato, perché se siamo presenti in questo momento, c'è il potere di creazione. Siamo qui e ora, e c'è la massima energia, il massimo potere a cui possiamo aspirare. Nel momento in cui la mia mente vaga da una parte all'altra, o nel passato o nel futuro, ovviamente questo va a disperdere tantissima energia. Quindi bisogna sempre capire di che cosa
cioè, di che cosa stiamo parlando. Bisogna sempre osservare caso per caso che cosa, in che cosa consiste. È sicuramente un ascolto profondo di se stessi e di come ci sentiamo, sicuramente può aiutarci in tal senso. Quindi liberazione dai vincoli che mi consentono successivamente di vivere in questo stato, perché di solito quando diciamo ci sono delle reazioni in qualche direzione è perché tendiamo magari a controllare, tendiamo a possedere, quindi liberazione dell'essere, sia del nostro essere che anche liberazione di altri esseri. Quindi lavoro pratico in sé vuol dire questo, che io mi libero dai vincoli, dai condizionamenti sociali, familiari, anche miei personali, e li vedo piano piano, quindi è come se fossero degli strati che piano piano, come una cipolla, vado a togliere. Allo stesso modo restituirò anche più energia, più libertà, più accettazione anche agli altri, perché non li andrò a privare, per esempio, che ne so, delle loro passioni, piuttosto che limitarli in qualche maniera. Cercherò invece di far emergere quelle che sono le loro capacità e i loro sentimenti e quello che loro hanno da comunicare. Cioè, questo è un attimo il discorso, cioè fare un po' il processo inverso rispetto a quello che di solito siamo abituati a fare, cioè quando entriamo magari in una dinamica di competizione. Allora non è più un valorizzare l'altro, ma devo per forza emergere io in tal senso. Capito cosa intendo? Invece, in questa maniera si instaura una collaborazione, una cooperazione, quindi un aiuto reciproco, l'energia si amplifica e nel frattempo vado a riscoprire, a mettere in evidenza sia i miei talenti personali, sia anche i talenti e il potenziale, insomma, dell'altro. Ok, quindi ciò detto, passiamo quindi alle quattro attenzioni che ci aspettano anche queste. Adesso vi posto anche qua il link che abbiamo della pagina, così potete aprirlo. Non so se sia molto pratico da aprire dal cellulare, perché comunque adesso sono al PC, quindi ho tutto aperto. Però vedete un attimo, magari in un altro momento potete sicuramente aprirlo se non potete adesso. Ok, quindi adesso vediamo gli esercizi sulla base, insomma, di quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Quindi facciamo magari un'introduzione alle quattro tensioni generale e poi vediamo le prime due. Allora, quattro attenzioni perché? Fondamentalmente perché sono quattro, quindi costituiscono quattro esercizi e si basano su un'osservazione che avviene dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno, e ci possono essere due o più punti contemporaneamente. Quindi questo è un attimo il contenuto, insomma, di questi esercizi. Nel caso di attenzioni semplici ci sono solo due punti, nel caso di attenzioni un po' più complesse, che sono quelle che vedremo la prossima settimana, ce ne sono almeno tre. Quindi la differenza fondamentale è che scindo l'attenzione, quindi divido l'attenzione, però fondamentalmente all'inizio i punti sono solo due, quindi molto semplice per iniziare, cioè semplice per iniziare, insomma, perché comunque all'inizio quando sperimenti questo esercizio non è semplice, però piano piano diventa più semplice, ecco, cioè piano piano praticando uno migliora, e quindi di conseguenza l'esercizio, l'attenzione diciamo più semplice è molto più semplice, scusate il gioco di parole, di una più avanzata. Quindi adesso le vediamo, vediamo prima che cosa serve questo tipo di lavoro. Abbiamo detto comunque migliorare quindi la nostra osservazione, quindi la capacità di osservare, riconoscere dinamiche, meccanismi, modi di pensare, reazioni sia di se stessi che anche appunto degli altri. E
Questo è molto importante anche per capire come allacciano determinate, quindi, dinamiche rispetto a noi, da dove si originano. Poi un altro, diciamo, questo lavoro ci porta anche a, appunto, un altro punto in più, se così si può dire, cioè la nostra percezione inizia ad aumentare, quindi una percezione migliore del proprio punto di vista è imparare anche a mettersi nel punto di vista esterno, quindi questo punto di vista esterno può essere un punto, ma questo punto poi può diventare il punto di vista magari di un'altra persona, oppure la percezione rispetto a un essere vivente, per esempio. Quindi questo tipo di lavoro ci consente di entrare anche più in empatia con le altre persone, con gli animali, eccetera, perché iniziamo a sentire più profondamente noi stessi, ma anche chi abbiamo di fronte. Poi ancora è importante per imparare a sviluppare un certo livello di distacco. Questo significa anche di conseguenza, oltre a lavorare su un processo di disidentificazione, che divento sempre più neutrale rispetto a quello che sto osservando, quindi dire le cose in modo oggettivo, osservare le cose in tal senso e aumentare il proprio discernimento rispetto alla situazione. Quindi questo è ancora qualcosa in più. Quindi più lavoro sull'osservazione e più anche tutte queste qualità aumentano. Allenare la propria soglia critica, ovvero sollevare il livello di attenzione sotto al quale non riusciamo a rimanere presenti a noi stessi. Cosa significa questo? Quando parleremo del bilancio energetico e soglia critica, che è quel livello al di sotto della quale non riesco più a stare tanto presente perché magari sono svuotata energeticamente, sono stanca, eccetera. Quindi sotto questa soglia è molto difficile stare presenti. Quindi nel momento in cui però mi alleno costantemente ad osservare, anche in quei momenti comunque c'è sempre una parte attiva che sta sempre osservando ciò che noi stiamo vivendo, come lo stiamo vivendo e quello che sta succedendo anche all'esterno. Quindi rimane sempre poi questa parte cosciente che osserva, non è qualcosa che, cioè, dopo che ci lavoro non è che poi si perde il tutto. Certo, se uno smette poi, come dire, di allenarsi, è chiaro che il livello poi rimane quello. Però se uno comunque è un po' costante, riesce ad aumentare sempre questo livello di attenzione. Ancora mi aiuta a trasformare consapevolmente dall'interno pensieri, emozioni, reazioni in modo da attirare il cambiamento che si desidera manifestare nella propria vita. Quindi questo è ancora un altro passaggio perché dopo l'osservazione c'è la trasformazione. Quindi, abbiamo detto prima, sono due fasi: osservazione e poi trasformazione. Tutto quanto, pensieri, emozioni, reazioni, tutto quanto, perché alla fine è sempre un'emanazione, diciamo, energetica, come la voglio chiamare, quindi che avvenga attraverso parole che posso andare a dire. Quindi vi faccio un esempio molto semplice. Mi viene da dire determinate parole, quindi è come se fosse una reazione impulsiva in quel momento. Nel momento in cui vado ad osservare, ancora prima che queste parole possano uscire, possano essere pronunciate, vado quindi, capisco, cioè osservo che cosa sto dicendo, che cosa mi sta uscendo così, senza in modo un po' inconsapevole, allora ancora prima di pronunciare quelle stesse parole le trasformo e evidentemente non usciranno più quelle parole, ma altre trasformate con un'energia superiore. Quindi magari parole più educate, magari un tono più rispettoso e così via. Quindi la trasformazione fondamentalmente è questa, che da me esce qualcosa di più pulito rispetto a quello che o posso aver ricevuto oppure che si muove dentro per vari motivi. Questo è un po' l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Per fare questo, le quattro attenzioni sicuramente sono un tassello molto importante perché mi consentono di lavorare esclusivamente sull'osservazione. Quindi questo è da dire.
Per la pratica, come dicevamo per i fondamentali, lo stesso, più o meno 3 settimane per sedimentare un pochino e poi continuare. Cioè, nel momento in cui mi accorgo che ho bisogno di osservare, mi continuo ad allenare 5-10 minuti al giorno e diventa piano piano qualcosa che si innesca un po' da sé. Cioè, l'osservatore che osservo in modo, come dire, globale tutto quello che sta accadendo. Ok, adesso facciamo ancora un'altra piccola pausa e poi le introduciamo, quindi le vediamo brevissimamente tutte e quattro e poi passiamo alla prima. Facciamo ancora una piccola pausa, vediamo cosa ci ascoltiamo adesso, qualcosa di rilassante. 3, 2, 1, via. Eccoci qua, bentornati, ben rientrati. Stiamo parlando di presenza in questa puntata e adesso vediamo le quattro attenzioni che sono appunto degli esercizi che pratichiamo per aumentare il livello di attenzione. Quindi vedremo adesso le quattro attenzioni in modo molto breve e poi facciamo stasera le prime due, che sono quelle più semplici. Partiamo quindi dalla prima, che è l'attenzione divisa, quindi la percezione nella attenzione divisa è dall'interno verso l'esterno. C'è un punto interno, che può essere per esempio un punto che posiziono sul respiro, e poi un punto esterno.
e posso percepire nel complesso quello che succede. Quindi dal mio respiro, per dire, vado a percepire tutto quello che succede dentro e fuori. L'osservazione avviene sempre dall'interno verso l'esterno. In questo caso abbiamo una bilocazione dell'attenzione perché sono due punti, quindi uno interno e uno esterno. Questa è la prima attenzione, che è quella più semplice. Poi la seconda è l'attenzione multipla. La percezione è dall'esterno verso l'interno, quindi c'è un punto di osservazione esterno al corpo fisico che vado a posizionarlo in una posizione che va bene, cioè che mi va bene, che può essere sopra di me, di lato, di fronte, dove voglio, oppure in corrispondenza, che ne so, di un albero piuttosto che di una pianta, di una persona, dove voglio. Questo punto, diciamo, è un punto che scelgo di posizionare all'esterno. All'inizio magari meglio scegliere un punto, diciamo, un po' neutro, come dire, è fisso, e poi successivamente questo punto inizia a spostarsi. Quindi inizialmente faccio l'esercizio col punto fisso e poi questo punto diventa mobile. E quindi da questo punto inizio ad osservare, quindi questo osservatore diventa mobile, un osservatore mobile esterno. Quindi dal punto esterno vado ad osservare ciò che accade sia all'esterno che all'interno di me. L'osservazione avviene sempre dall'esterno verso l'interno, nel caso di attenzione multipla. E anche in questo caso ho la bilocazione dell'attenzione, quindi avendo due punti, un punto esterno e un punto interno. Andando avanti, attenzione divisa con percezione multipla, abbiamo una percezione dall'interno verso l'esterno. In questo caso, così come abbiamo visto nei tre esercizi fondamentali, in cui abbiamo sempre, quindi, i tre punti, cioè le tre componenti, fondamentalmente, quindi corpo, cuore e mente, posso posizionare tre punti di osservazione interni. Per esempio, posso posizionare sui piedi, oppure, come dicevamo prima, a livello di respiro, questo lo vado a scegliere, quindi magari gambe, piedi e poi cuore e mente, oppure attraverso il respiro comunque vado in percezione del corpo e poi cuore e mente. Quindi sono tre punti comunque di osservazione. Nel momento in cui vado a fare una scansione, come dire, di queste tre componenti, inizio ad osservare i pensieri che mi arrivano, le emozioni che mi attraversano e poi percepisco a livello di corpo fisico cosa succede. Nel caso di radicamento, per dire, percepisco il contatto dei piedi con il pavimento, con il terreno. E questa percezione poi posso estenderla anche a tutto il corpo. E contemporaneamente si percepisce anche l'esterno, quindi l'osservazione avviene dall'interno verso l'esterno, quindi sono quattro punti di osservazione. In questo caso ho una locazione quadrupla dell'attenzione, quindi ho tre punti interni e un punto esterno. Inizialmente farò una scansione, perché comunque ci vuole un po' di tempo per percepire simultaneamente poi tutto quello che succede a livello delle tre componenti nello stesso momento. Quindi all'inizio faccio una scansione, percepisco il corpo, percepisco a livello di emozioni, poi percepisco a livello quindi di pensieri. Quindi passo, diciamo, da una sfera all'altra e poi successivamente, in un attimo, in un unico istante, andrò a percepire quello che succede a livello delle tre componenti contemporaneamente, quindi. E poi quello che succede all'esterno, quindi sono tre punti, un punto. Mi raccomando, se ci sono domande, scrivete in chat, che siamo qua adesso ripassando, perché poi, insomma, uno dopo dovrebbe, insomma, applicarsi da solo. Andiamo alla quarta, attenzione multipla con percezione multipla. Quindi in questo caso abbiamo una percezione che è dall'esterno verso l'interno. Questa è l'attenzione più complessa, perché in questo caso quindi abbiamo due punti di osservazione esterni almeno, che da prima sono fissi, poi iniziano a spostarsi. Comunque, diciamo,
Diciamo che si può partire anche con un punto e i tre punti interni, quindi osservo dall'esterno quello che succede a livello delle mie componenti. Quindi nel caso, per esempio, di un'osservazione che posso andare a fare, non sento, diciamo, per esempio, se sento freddo per dire, mi osservo dall'esterno che sto percependo che ho freddo, capito? O mi osservo dall'esterno che sto respirando, mi osservo dall'esterno che ho quei pensieri, mi osservo dall'esterno che ho quelle emozioni, che sento quelle emozioni. Quindi non è una percezione diretta a livello dell'interno, ma è una percezione esterna, come se mi stessi osservando da fuori. E questo è un po' complesso da fare perché appunto abbiamo comunque quattro punti e poi teoricamente questi i punti esterni possono anche aumentare. Quindi sono due punti, magari e tre punti, quindi due punti esterni e i tre punti interni delle componenti. Questi punti inizialmente possono essere fissi, quelli esterni, e poi, come dicevamo, osservatore mobile esterno, quindi iniziano a muoversi nello spazio circostante. E successivamente diventa sempre più veloce la situazione, quindi questi punti, diciamo, nella realtà sono le persone, gli animali, tutto ciò che mi circonda a livello proprio di quello che si muove intorno a me, a livello più macroscopico, diciamo, le persone che mi circondano, quello che può succedere in un ambiente, quindi diventa una percezione, diciamo, sempre più attenta. La locazione è almeno quintupla dell'attenzione, quindi abbiamo sempre i tre punti interni, ok, e più i due punti esterni, percezione dall'esterno verso l'interno. Quindi questi sono un attimo le quattro attenzioni in breve. Adesso vediamo un po' più approfonditamente la prima attenzione, attenzione divisa, quindi con calma la ripetiamo. Divisa perché divido l'attenzione, quindi una parte dell'attenzione va all'interno e una parte all'esterno. La percezione avviene dall'interno verso l'esterno. Mi centro sul respiro, per esempio, e vado a percepire il mio respiro, il corpo, tutto quello che succede in generale dentro di me e poi vado a percepire anche tutto quello che succede intorno a me. Questo cosa significa? Che piano piano scendendo l'attenzione, cioè è come se fossi bloccata, cioè la mia coscienza sta in due punti, un punto interno e un punto esterno. Quindi c'è un osservatore interno che vado a sviluppare che osserva simultaneamente da questi due punti, quindi di osservazione, due punti di coscienza. Ciò che accade qui e ora, dentro e fuori. Partiamo dal respiro. Comunque seguiamo sempre l'asse centrale, anche nel momento in cui andiamo a considerare le gambe e i piedi, comunque si trovano lungo il nostro asse centrale. Quindi questa è la linea dove scorre l'energia, la linea di massimo potere e anche dove possiamo veramente, come dire, allinearci più consapevolmente a noi stessi, al nostro sé superiore. Fra un po' facciamo l'esercizio. C'è ancora qualcosina che volevo dirvi in merito alla pratica, che cosa porta la pratica per questa attenzione. Profonda connessione a se stessi e alla vita stessa. Perché piano piano, come dicevamo, se sto nel respiro, per esempio, riesco a percepire sempre più consapevolmente quello che succede dentro di me. Il respiro è anche il soffio vitale che mi attraversa, quindi non è soltanto dire mi centro sul respiro, sono presente, è proprio una profonda connessione con la vita stessa che in noi e con noi stessi, quindi c'è un senso molto profondo rispetto a tutto questo. Invece di solito siamo proiettati sempre verso l'esterno, quindi questo esercizio mi aiuta a riportare la mia attenzione all'interno, quindi il respiro, sono presente, nel respiro sono presente dentro di me. Non sono proiettata fuori. Un esempio di applicazione di questo esercizio è, per esempio, sono al telefono e sto ascoltando chi mi sta parlando.
sono totalmente in ciò che la persona mi sta dicendo. Invece, se applicassi l'attenzione divisa, una parte della mia attenzione sarebbe dentro e una parte nell'ascolto di chi mi sta parlando. Questo è un attimo un'applicazione pratica di un esercizio di questo tipo. Maggiore presenza e consapevolezza del qui e ora. Ancora, praticando, aumenta anche il livello energetico, perché nel momento in cui non vado a proiettarmi più totalmente all'esterno, perché scendendo l'attenzione, comunque una parte dell'attenzione deve restare dentro, questo mi consente di aumentare l'energia e di fare le trasformazioni, perché senza energia non facciamo assolutamente niente. Quindi se, come dire, viviamo proiettati su altre persone, su altre cose che effettivamente sì, ci riguardano, ma fino a un certo punto, perché magari appunto è proprio la vita di altri, ecco, in quel momento stiamo andando ad alimentare energeticamente una certa situazione. Ma l'energia non è in noi, è fuori. Quindi per tenere l'energia, per mantenerla interiormente, è importante che la mia attenzione, una parte, sia sempre dentro. Cioè rimane sempre comunque dentro. Se mi trovo bene col respiro, comunque è il primo, diciamo, è il primo esercizio di presenza, cioè stare presenti nel proprio respiro, quindi stare centrati nel respiro, va bene, cioè posso partire dal respiro e piano piano questa presenza, diciamo, interiore, nel senso dentro, si espande poi a tutto il corpo. Quindi è qualcosa che avviene piano piano ed è poi attraverso ovviamente anche le altre componenti. Quindi questo esercizio, che sembra molto semplice, in realtà mi porta a tutta una serie di benefici interessanti. Ancora, nel momento in cui questa energia rimane all'interno, anche la mia capacità di osservazione aumenta. La mia capacità anche di essere più consapevole, perché appunto se c'è energia posso anche implementare questa capacità. Se non ho energia, ovviamente non riesco ad osservare bene. Quindi è come se fosse tutto come dire, un meccanismo, diciamo così, un po' a incastro, come se fosse un qualcosa, appunto una sequenza causa-effetto. Cioè, se ho energia posso aumentare l'osservazione, però al contempo prima mi devo sforzare, magari all'inizio mi sforzo di essere presente dentro di me, quindi di osservare. Come risultato avrò un po' più di energia all'interno, perché quell'energia, anche se mi sto sforzando, comunque rimane all'interno. E poi piano piano questa energia all'interno mi consente di fare delle trasformazioni interiori, quindi di alleggerire, diciamo, il mio carico energetico, karmico, eccetera, eccetera, e quindi di conseguenza vado sempre più su. Capito cosa intendo? Quindi all'inizio ti devi sforzare un pochino, ma poi quando pratichi, questa energia comunque inizia a rimanere, ad aumentare, perché espandi il campo energetico attraverso le emozioni positive, stai centrato comunque nel cuore, non hai la testa sempre piena di pensieri perché fai il vuoto, quindi i tre fondamentali di cui abbiamo parlato ieri. E poi arrivano anche altri benefici nel frattempo, quindi ci vuole giusto una volontà, come dire, iniziale per procedere, poi chiaramente tenere sempre un po' di disciplina, quindi avere sempre questa volontà, ci vuole un desiderio di iniziare seriamente a fare questo tipo di lavoro. Quindi aumenta la percezione sottile e la capacità di osservazione. Potenziamo inoltre la centratura e l'allineamento delle nostre tre componenti, perché nel momento in cui iniziamo a percepire l'interno, poi piano piano anche c'è, cioè, un allineamento, diciamo, anche spontaneo. Poi, come abbiamo detto, i tre fondamentali comunque già sono una buona base per fare questo tipo di armonizzazione, diciamo, interna.
E poi c'è un altro fattore interessante che riguarda la autoconsapevolezza del proprio percorso di evoluzione. Quindi divento più connessa a me stessa e quindi riesco a sentire se magari un percorso mi interessa, nel senso che lo sento in risonanza oppure no. Per esempio, quindi tenderò sempre verso ciò che desidero di più, che sento vibrare il mio essere, quindi non farò magari le cose giusto perché bisogna farle, tutte queste belle cose che si dicono, ma seguirò esattamente quello che il mio cuore mi indica ed è in quella vibrazione che desideriamo anche vivere. Allora, adesso lo facciamo così sperimentiamo insieme. Attenzione divisa, semplice, quindi abbiamo punto interno e punto esterno. Questi due punti, la percezione avviene dall'interno verso l'esterno, posso, diciamo intanto mi centro sul respiro, però sicuramente, visto che abbiamo iniziato anche ripreso il radicamento, se mettiamo un po' di attenzione sulle gambe e sui piedi, questo mi può aiutare a tornare anche nel qui e ora. Ok, allora siamo pronti per partire. 3, 2, 1, via. Riporta l'attenzione all'interno. Attraverso il respiro. Parti dal tuo centro. Sii presente nel corpo, ascoltando il tuo respiro. Una volta fissata l'attenzione all'interno, inizia a percepire ciò che ti circonda. Percepisci i suoni, le luci, gli odori, tutto ciò che accade intorno a te. Contemporaneamente, diventa presente in due punti indefiniti del dentro e del fuori. Sei in te, centrato in te, ma anche intorno a te simultaneamente.
piano piano torniamo nel momento presente. E quando siamo pronti, apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati da questo primo esercizio. Abbiamo praticato assieme la tensione divisa, quindi semplice, questa è nella versione basic. E quindi adesso procediamo con la seconda. Prima di andare avanti, volevo dirvi, intanto chiedervi come era andato l'esercizio. Può capitare, soprattutto all'inizio, di switchare, di passare dal dentro al fuori, quindi che ci sia proprio una sorta di percezione prima dell'interno e poi successivamente mi trovo, diciamo, all'esterno a percepire, quindi questo sbalzare dentro fuori. Piano piano, con la pratica, tutto questo si assesta e inizia anche una percezione, diciamo, simultanea del punto interno verso l'esterno. Questo è un attimo quello che volevo dirvi prima di procedere, perché appunto non siamo abituati, diciamo, a praticare esercizi di questo tipo. Solitamente c'è una percezione, diciamo, così come siamo cresciuti, quindi di solito sempre proiettata, sempre indirizzata verso l'esterno, verso chi ci parla, i nostri genitori, gli insegnanti e così via. Poi successivamente va sempre in crescendo con datori di lavoro, comunque amici, eccetera. Quindi questo è un attimo quello che volevo dirvi. Quindi dividiamo l'attenzione. All'inizio magari può capitare che si passi dal dentro al fuori, dal fuori al dentro, però piano piano poi ci si stabilizza e la percezione avviene in modo simultaneo, quindi da tutti e due i punti, con una percezione però che parte dall'interno, ecco. Ok, andiamo alla successiva. Quindi attenzione multipla. Questa è la seconda di questa serata e poi la prossima, le prossime le vedremo la settimana prossima, martedì, sempre alle 21. Adesso parliamo invece dell'attenzione multipla. Questo è il secondo livello di attenzione. Abbiamo in questo caso un osservatore esterno. Quindi questo osservatore è un osservatore quindi mobile, cioè inizialmente il punto che scegliamo è fisso e poi mobile, quindi si sposta nell'ambiente circostante, quindi osserva tutto ciò che succede all'esterno e all'interno contemporaneamente. Questo punto, come dicevamo, possiamo posizionarlo dove vogliamo, sopra, di lato, di fronte, quindi possiamo scegliere esattamente la posizione che preferiamo. In questo caso abbiamo una bilocazione, così come l'attenzione divisa, però in questo caso la percezione avviene dall'esterno verso l'interno, per cui mi osservo dall'esterno. Quindi osservo tutto quello che succede, diciamo, interiormente e ovviamente lo possiamo, come dire, percepire sempre di più, perché alla fine il nostro stato, cioè percepiamo il nostro stato, il nostro livello energetico, diciamo, sempre da questo punto esterno. Quindi mi osservo mentre respiro, mi osservo mentre faccio delle cose. Insomma, è un lavoro molto interessante che andiamo a fare. Questo lavoro mi aiuta ad osservare dall'esterno comportamenti, reazioni, uscite energetiche, modi di pensare, sviluppare una parte cosciente di me stessa attraverso l'osservatore esterno, che, come dicevamo, inizialmente fisso, poi mobile, e poi disidentificarsi da determinati ruoli, schemi di pensiero, credenze, illusioni, giudizi altrui e costrutti mentali. E infine riconoscere anche quelle che possiamo dire le nostre maschere, quindi sono magari delle parti di ego che inconsapevolmente alimentiamo, oppure delle maschere che portiamo proprio in modo non autentico per raggiungere determinati obiettivi, oppure per altri fini, ecco.
che sono diversi, insomma, dall'essere autentico. Questa pratica mi aiuta anche ad aumentare il distacco e il discernimento di fronte, quindi, a persone, eventi, situazioni dinamiche, perché ovviamente attraverso il punto esterno riesco più facilmente a osservare e a capire quello che sta succedendo. Riesco ancora ad aumentare il livello di presenza e di percezione di me stessa, della realtà circostante, e diventare più consapevole quindi anche del mio percorso di evoluzione, conoscendo più profondamente quindi anche me stessa e liberandomi anche dai vincoli. Quindi questo è un attimo quello che andiamo quindi a implementare. Praticando, vi accorgerete un po' da voi stessi, insomma, del risultato di questo. Adesso lo facciamo assieme, che sono quasi le 11 e poi chiudiamo. Siamo dunque pronti per partire, facciamo la tensione multipla, quindi osservazione dall'esterno verso l'interno, quindi da due punti, e poi se vogliamo possiamo anche spostare questo punto di osservazione esterno. Siamo pronti per partire, 3, 2, 1, via. Riporta la tensione all'interno attraverso il respiro. Attiva l'osservatore mobile che scorre liberamente nello spazio che ti circonda. Una volta fissato il tuo punto di osservazione, percepisci dall'esterno ciò che accade in te e in ciò che ti circonda. Contemporaneamente diventa presente in due punti indefiniti del fuori e del dentro. Ti osservi dall'esterno, rimanendo in te, centrato in te. Simultaneamente.
Piano piano torniamo nel momento presente e quando ci sentiamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati, abbiamo fatto insieme la seconda attenzione, ovvero attenzione multipla semplice. Anche in questo caso può essere che ci sia questo switch fuori dentro, dentro fuori, ma non vi preoccupate perché all'inizio è abbastanza normale. Poi nel tempo si arriverà a una percezione simultanea, quindi dal punto esterno al punto interno. Quindi in questo caso era un'osservazione quindi dall'esterno. Ricapitolando le due attenzioni che abbiamo visto questa sera, attenzione divisa semplice, percezione dall'interno verso l'esterno, mentre attenzione multipla semplice dall'esterno verso l'interno. I punti sono due, nel caso di attenzione multipla posso spostare quindi l'osservatore esterno in varie posizioni, quindi vari punti dello spazio, quindi l'osservatore diventa mobile. Però questa fase posso farla insomma in un momento successivo. All'inizio va bene anche il punto fisso, quindi scelgo un punto magari sopra di me, che ne so, sulla lampadina per esempio, oppure da qualche altra parte, scelgo questo punto e da lì osservo diciamo quello che succede. Mi osservo mentre respiro, quindi chiudo gli occhi magari o anche con diciamo con gli occhi aperti, va bene lo stesso. Mi osservo da questo punto esterno mentre respiro, mentre faccio delle cose e nel frattempo sono presente anche nel corpo. Quindi questo è un attimo il senso di questo esercizio. Faremo domani mattina queste due attenzioni, quindi le riprendiamo, cioè l'esercizio e basta ovviamente, e poi la settimana prossima vediamo le altre due. Per chi è nuovo e si sta approcciando adesso, stiamo facendo questo ripasso, diciamo iniziato ieri con gli esercizi fondamentali e stasera con le quattro attenzioni, potete comunque andare sul sito e iniziare sotto lavoro pratico in sé che trovate nella barra orizzontale, quindi direttamente cliccando lì, oppure sotto autoconsapevolezza trovate lo stesso lavoro pratico in sé, quindi trovate esattamente tutto quello che, di cui abbiamo parlato questa sera e potete ascoltarvi anche delle puntate insomma un po' più lunghe in cui si spiega un pochettino meglio insomma i vari esercizi, anche un po' più ampio, ecco. Però di fatto l'esercizio è quello, quindi quello di cui abbiamo parlato questa sera è praticamente la sintesi, diciamo così, appunto un sunto. Nel momento in cui volete approfondire, potete leggere, ascoltare, insomma, anche le puntate che ci sono. Ma se vi posso dare un consiglio, la cosa più importante alla fine è la pratica, quindi basta sperimentare e poi ciascuno osserva ancora più consapevolmente, insomma, quello che succede. E nel tempo, praticando un pochettino, anche come cresce anche la propria capacità di osservare. Ok, allora sono le 11, meno qualche minuto, però appunto per stasera chiudiamo qua, così questa prima parte è completa. Se volete potete sempre scriverci a info@esserilcambiamento.it. Oppure c'è il gruppo di lavoro pratico che adesso vi posto, così se volete potete iscrivervi anche qua e qui condividiamo i vari post, magari anche qualcosina di più specifico. Quindi ve lo metto qui nella chat e poi appunto direttamente dal sito sotto lavoro pratico in sé trovate tutto, quindi andate su esserilcambiamento.it e cercate appunto lavoro pratico in sé e sulla barra verticale sotto autoconsapevolezza trovate ancora la trattazione ancora un po' più espansa, quindi navigate un attimo e troverete insomma tutto quello che vi occorre.
Tra l'altro, soprattutto questi esercizi iniziali, che sono quelli fondamentali, e le quattro attenzioni, sono state anche già trattate altre volte, quindi non è neanche la prima volta. Quindi, se proprio volete approfondire, trovate insomma negli anni tutto quello che è stato fatto in questo senso. Quindi, materiale ce n'è abbastanza. La cosa più importante, come dicevo prima, è praticare, perché senza la pratica non si ottiene niente, cioè posso leggere tutto quello che voglio, ma di fatto bisogna anche allenarsi direttamente. Ok, quindi per questa sera chiudiamo qua. Se volete partecipare al prossimo evento della Marcia Mondiale degli Abbracci, adesso vi metto il link in italiano. Trovate anche qui tutto sul sito e anche la mappa sia nazionale che mondiale, in cui trovate anche già le location con le marce. Basta aprire l'evento, quasi tutti gli eventi, adesso stiamo completando, hanno già la marcia, quindi potete fare questa esperienza diversa di abbracci che viene svolta tramite delle marce, diciamo di amore, per trasmettere la fratellanza, il rispetto e tutte le vibrazioni in cui vogliamo vivere su questo pianeta. Quindi affrettatevi, perché comunque mancano pochi giorni, altrimenti quindi o vi unite ad un evento già esistente oppure vi potete ancora proporre nella vostra città. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me questa sera a parlare di presenza, delle quattro attenzioni. Come vi ho detto, potete scriverci oppure anche contattarmi direttamente sul mio profilo di Facebook, che trovate nella pagina di Essere il Cambiamento. Tra gli amministratori ci sono anche io sono Claudia, e quindi mi potete anche scrivere se siete motivati, se siete interessati per diciamo fare un lavoro di questo tipo, che comunque, come ho detto altre volte, non è adatto a tutti, te lo devi proprio sentire che vuoi entrare più in profondità di te stesso, che ti vuoi migliorare, che vuoi fare dei passi in avanti in questa direzione. Quindi, insomma, vedete un pochino sulla base anche del vostro sentire. Vi mando un caro abbraccio, un bacione a tutti e un saluto grande. Buon riposo a tutti, buonanotte, sempre dalla web radio di Essere il Cambiamento. Ciao, un saluto a tutti e a domattina alle 7, poi con le puntate serali, martedì e mercoledì prossimo. Un saluto a tutti, sempre da qui, dalla web radio di Essere il Cambiamento. Thank you.